Novitis quest'anno per la prima volta con Unione Italiana Vini, che è l'organizzatore, noi siamo in collaborazione con l'Associazione Viticoltori Valle d'Aosta e l'Assessorato Agricoltura, viene organizzata il 19 di luglio in Valle d'Aosta presso l'azienda Grosjean la prima edizione di Enovitis Extreme, che è praticamente la prima volta che viene dedicata l'Enovitis alla gestione, alla conduzione dei vigneti estremi, vigneti di montagna, vigneti terrazzati in altitudine e vigneti in forte pendenza. Quest'anno organizziamo il 6° congresso internazionale viticoltura di montagna in forte pendenza. È la prima volta che facciamo il congresso in 2 anni consecutivi. L'anno scorso eravamo a Susegana Conegliano, quest'anno invece cambiamo completamente panorama e orizzonti e saremo alle Canarie. Canarie che però sono caratterizzate nell'isola di Tenerife, ma come tutte le altre isole dell'arcipelago delle Canarie, esclusa Fuerteventura, da una viticoltura veramente eroica. Quindi vigneti sia in altitudine, pendenza, terrazzamenti, piccole isole. Altra particolarità non meno importante, il vigneto arriva fino a 1600-1700 metri di altitudine ed è una zona caratterizzata dall'assenza di fillossere. Quindi vitigni autoctoni che si trovano solo in queste aree e quindi chiaramente un segno di biodiversità a livelli elevati. Valdobbiadene e DCG è importante, l'anno scorso abbiamo organizzato il congresso in questo contesto, quest'anno è una continuazione sempre per difficoltà, no? E quindi sono contesti che sono contesti tipici e propri della viticoltura eroica. Inoltre con il concorso internazionale Vini di Montagna, che da 3 anni è Mondial de Vin Extrême, i vini presentati di Valdobbiadene ottengono sempre dei riscontri molto particolari, quindi con grandi medaglie d'oro e medaglie d'argento.